motore elettrico, che è una tecnologia in realtà molto antica, però l'utilizzo in un'auto privato ha aperto nuovi scenari, anche nuove sfide tecnologiche. Una di quelle riguarda sicuramente il modo con cui alimentare il motore elettrico. Per quello che adesso, diciamo, lo stato della tecnologia, che di solito viene da noi, diciamo, rappresentato da due poi prodotti, che sono da un lato la Mirai della Toyota per quello che riguarda la mobilità a idrogeno e invece la Tesla di Musk, sono due tecnologie o due prodotti in competizione sullo stesso motore elettrico. Ci si sofferma poco sulla necessità per esempio di infrastruttura, perché la rete elettrica, come è attualmente fatta e realizzata, non è in grado di superare la necessità di alimentazione di tutti i veicoli elettrici o i potenziali veicoli elettrici. Quindi sicuramente anche l'infrastruttura va fortemente cambiata, anche questo ha un suo costo e un suo impatto. Chiaro che da questo punto di vista anche le batterie hanno delle grosse sfide che devono essere affrontate e risolte. Questo riguarda non solo l'impatto ambientale, ma per esempio anche l'uso delle materie prime, altro elemento fondamentale in cui di nuovo la tecnologia attuale, per esempio al litio delle batterie, ha dei grossi limiti. Ci sono vari aspetti che riguardano le emissioni, no? Da un lato c'è quello che vengono chiamate emissioni di inquinanti. A livello perlomeno di locale viene completamente azzerata dal motore elettrico rispetto al motore termico. Altro aspetto riguarda le emissioni climalteranti, cioè la CO2, cioè legare questa tecnologia alla possibilità di avere un'energia rinnovabile fondamentalmente. Lì la sfida è aperta, perché è vero che l'elettricità può venire dal sole e dal vento, ma attualmente viene dalle fonti fossili. La chiave di lettura del futuro è sicuramente la complessità, ma insomma una complessità positiva in cui tutte queste tecnologie competeranno.